Allora, quando nel vlog ho dato l'indizio sul film che avrei fatto, cioè su Forrest Gump, avete indovinato quasi tutti, e a parte uno che ha scritto Balto! Sgamato! Balto. Non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è. No, Balto perché sì, c'è soltanto la panchina all'inizio con la bimba e la nonna che le racconta la storia, ma piume, piume, non me. Più, cioè, vabbè, c'è l'oca, forse per quello, Balto. Vabbè, questa era tutta fiera perché Balto sgammato, invece no. Balto, Balto, Balto. Ah, il quiz di Forrest. La cosa in comune era la regia di Robert Zemeckis, però adesso, cioè, ho detto il primo, adesso non è che dovete continuare a rispondere, abbiamo capito. Quindi non rispondete più al quiz. A questo proposito, secondo voi è meglio continuare, cioè, faccio... Ne farò altri di quiz. Continuiamo a rispondere con i commenti? O è troppo facile e devo far fare un video di risposta? No, perché, boh, non lo so. Io continuerei con i commenti perché non volevo entrare troppo in sta logica di YouTube. Pubblicate il vostro video di risposta. E quindi no. Boh, allora perché lo chiedo? Vabbè, fate voi. Bene, direi che in questo momento è difficile andare avanti perché ci sono... Donne e cani che strillano e abbaiano di sotto. Si stanno un po' calmando. E quindi, sì, oltre alla regia di Zemeckis, la seconda risposta più ovvia, secondo me, era che erano le musiche di Alan Silvestri, come ha detto qualcuno, però è una diretta conseguenza del primo fattore, perché essendo un film di Zemeckis, lui usa sempre Alan Silvestri come compositore. E poi Christopher Lloyd si interpreta Doc in Ritorno al Futuro e il giudice, il cattivo di chi ha incastrato Roger Rabbit, però non c'è in Forrest Gump, quindi non va bene. E, ah, c'è chi ha detto, ci sono almeno due R nei titoli. Interessante, sì. Forrest Gump, chi ha incastrato Roger Rabbit, addirittura tre, e Ritorno al Futuro, anche qui tre. Intelligente. Tutti e tre hanno una scena girata nella Monument Valley. Ecco, questo è interessante. Potrebbe, dovrei verificarlo. Non me lo ricordo, sono sincero. Oh, però la risposta più creativa che merita di essere letta è questa qui. In Roger Rabbit il tunnel che porta a Cartunia è lo stesso che porta nel futuro quei due di Ritorno al Futuro. Ah, intanto se vedete dei bellissimi giochi di luce, sono le tende azzurre che si muovono col vento da cui filtra il sole. Figo però sto effetto. Ah, no, non vedo più la telecamera, non vedo più lo schermo, sono accecato. Ah, ok. Comunque, è molto interessante. Roger Rabbit, il tunnel che porta a Cartoni è lo stesso che porta nel futuro. Sì. Non c'è Forrest Gump, però mi sembra una risposta molto, molto creativa e originale. Sicuramente è anche lo stesso tunnel che fa fare i viaggi nel tempo a Donnie Darko, quelle cose, i wormhole, quelle cose che escono dallo stomaco e fluttuano trasparenti, quelli lì. Sì. Oh, però veramente è figa sta cosa della luce con le tende. Adesso... I vlog li farò sempre tra le 6 e le 7 di pomeriggio nella mia stanza d'estate, quindi per tutto l'inverno niente vlog. E... Oh, allora mi devo muovere perché stasera devo andare a Senigallia alla festa anni 50, il Summer Jamboree. Conoscete il Summer Jamboree? Pubblicate un video di risposta in cui raccontate la vostra esperienza al Summer Jamboree di Senigallia. No, non fatelo assolutamente. Poi, altre domande, come si imposta la voce, la stessa tecnica che usano i cantanti? Beh, adesso è difficile fare un tutorial su come si imposta la voce, comunque di base sì, c'entra con la stessa tecnica dei cantanti perché è l'uso del diaframma, quindi respirare gonfiando la pancia, inspirare col naso e sentire lo stomaco che si gonfia e non... I polmoni, quindi non si devono alzare le spalle, ma solo gonfiarsi la pancia quando, come quando respiriamo mentre dormiamo. Quindi sì, di base è quello, poi per la recitazione, il doppiaggio, le cose tecniche, solo tecniche, dico fondamentali, e diaframma, dizione, quindi via gli accenti regionali, cadenze, la pronuncia corretta
e le O aperte o chiuse, la S, la Z, insomma, eliminare tutti i difetti di pronuncia. Poi l'articolazione, cioè farsi capire. Esercizi per l'articolazione sono tenere ad esempio una matita in bocca, anche il dito va bene, e leggere una cosa tutta così, cercando di essere il più chiari possibile, dopo rileggere la stessa cosa e vedrete che andate molto più veloce, perché vi siete tolti un peso, diceva il mio maestro Teo Bellia. È come quando fai correre, fai fare dei giri di campo a un corridore con uno zaino pesante sulle spalle, dopo gli togli lo zaino, vedi come si sente più leggero e va più svelto. Oh, poi agganciandomi a questa cosa c'era un'altra domanda: posso fare il doppiatore con l'R moscia? No, cioè sei limitato. C'è Fabrizio Mazzotta, il bravissimo doppiatore di Krusty il Clown e di Mignolo, Mignolo col prof, e Pollon di Eros e Po, o Eros di Eros e Pollon, insomma. Eros, sì, Eros di Pollon. Io non seguo i cartoni giapponesi, ho detto, quindi non me lo ricordo. Comunque lui ha la R moscia, però più che altro fa la direzione del doppiaggio e dialoghi oltre a questi personaggi. E quindi puoi fare personaggi di cartoni animati, personaggi con l'accento francese, però sei un po' limitato, ovviamente. Oh, poi non ci sono più tanto i giochi di luce perché vedo che il sole sta calando, quindi sbrighiamoci, se no non abbiamo più la luce. Oh, poi un'altra domanda: alla fine stavi imitando Simone d'Andrea? No, assolutamente no. Se ciò ci sono assom se ciò assomigliato, se ciò assomiglia, se in quel momento ero somigliante a lui, era del tutto involontaria la cosa. Però mi piace, colgo l'occasione per dire che mi piace un sacco Simone d'Andrea, veramente, su Cillian Murphy in Inception, in American Life, a Krasinski, come si chiama l'attore così? Sì, bravissimo Simone d'Andrea. Poi, domande per i prossimi vlog, eccoci. Che mestiere fai? Hai avuto a che fare con il doppiatore? Allora, sì, ho avuto a che fare con il doppiatore. Lui è il capo di tutti i doppiatori. Vive su una collina in una casa a forma di leggio, con sopra un microfono, e sulla facciata posteriore c'è un maxi schermo. E lui dall'alto della sua collina distribuisce le voci agli altri doppiatori, decide chi fa chi. No. Ok, e che mestiere fai? Lo youtuber. No, ancora sto studiando, mi devo laureare. Scusate, vi vomito in diretta. E mi devo laureare al DAMS di Roma 3 in autunno. Però sto facendo anche doppiaggio a livello professionale, ancora poco, cioè ancora non è che ci pago l'affitto. Anzi, forse pagherò più l'affitto grazie alla partnership di YouTube che grazie al doppiaggio. Però spero che il doppiaggio e la recitazione, la professione di attore in generale diventi in futuro una cosa più costante e regolare, in modo da poterci vivere. Speriamo, vediamo. Allora, cosa ci riserverà il futuro? Povero illuso. E la tua voce il commento nel primo vlog che ha avuto più pollicioni. La tua voce al naturale è l'insieme di tutti i personaggi messi insieme. Bella sta cosa. Non lo sapevo. Fico. Interessante. Pubblica al più presto il video del 99. Ok. A proposito, io volevo ogni tanto pubblicare anche qualche video che non c'entra niente. Me lo consentite? Sì, grazie. Sì, qualche video altro in cui non faccio le voci. Secondo me è il caso di accendere una lu. Si vede ancora? Com'è la luminosità? Fa un po' schifo. Ah, io sto così. Accendiamo questa luce qua.